una rapina a mano armata, lesioni personali aggravate, minaccia aggravata, porto abusivo di oggetti atti ad offendere, danneggiamento aggravato di proprietà privata. Sono questi i reati per cui i carabinieri della tenenza di due ville hanno indagato in concorso 12 giovani fra i 22 e i 27 anni. L'articolata indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha portato alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti dei 12 giovani. I fatti avvenuti a Monticello Conteotto fra il 29 e il 30 luglio del 2020. Una quindicina di giovani provenienti da altre zone della provincia a bordo di tre auto erano piombati nella frazione di Cavazzale per compiere una vera e propria spedizione punitiva maturata, ritengono gli inquirenti, a seguito di una partita di droga non pagata e per uno sgarro da rivendicare. Il gruppo non era però a conoscenza dell'esatta ubicazione delle abitazioni dei due e ha così cominciato ad aggredire, picchiare e rapinare indistintamente chiunque si trovasse sulla sua strada, nell'intento di farsi dare l'indirizzo. Così, in una tranquilla sera d'estate, quattro giovani, di cui tre minorenni, completamente estranei ai fatti, per il solo fatto di essersi trovati nel posto sbagliato, nel momento sbagliato, sono stati aggrediti mentre stavano semplicemente chiacchierando seduti su una panchina nel centro del paese. I ragazzi terrorizzati, per provare a sottrarsi alla furia degli aggressori, hanno addirittura suonato gli impazzati campanelli delle abitazioni dei dintorni. I fatti si sono articolati in due tranche. Alcuni della banda, a seguito del primo raid della giornata del 29, non contenti, si sono ripresentati anche il giorno successivo, probabilmente portando con loro anche una pistola scacciacani, al fine di intimorire ulteriormente chiunque si fosse frapposto. Non sai chi siamo, non ci facciamo problemi, se non mi dici dov'è ti ammazzo. Sei finito o lo sai, non è finita, è appena iniziata, ti scoppio appena ti becco, ti farò del male e poi ti mangerò vivo. Questo è il linguaggio utilizzato dalla banda nei confronti delle persone aggredite. Gli indagati sono Gabriel Luca, 26 anni, Giovanni Demuni, 26 anni, Florin Alin Obzete, 27 anni, Alberto Costantin Ugureanu, 22 anni, Nabil El Kaori, 24, Giuseppe Leone, 25, Daniel Grambelin Dossa, 22, Kenneth Oduro, 25, Derek Benjakain, 23, Mandin Sefo di Aula, 22 anni.